con Gesù siamo sempre vincitori, giubiliamo nel suo Vangelo di Luca, capitolo 18, leggiamo dal versetto 9 a 14. Gloria al tuo nome, Signore. Amen, il Signore sia lodato. Disse ancora questa parabola per certuni che confidavano in se stessi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare, uno fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava dentro di sé così: «O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte la settimana, pago la decima su tutto quel che possiedo». Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, sii placato verso me peccatore». Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato piuttosto che quell'altro, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Amen. Accomodatevi, fratelli. Gloria a Dio. Questa parabola da Gesù pronunciata proprio, insomma, perché tanti erano di coloro che confidavano in se stessi, tanti erano coloro che disprezzavano gli altri, e Gesù desiderava dare un insegnamento attraverso un cattivo insegnamento ed un buon insegnamento. Quello del fariseo, il cattivo insegnamento, e il buon insegnamento di questo pubblicano. Ora, dal modo, notate le parole, dall'intenzione, dal cuore con cui noi ci approcciamo al Signore, con cui noi preghiamo, viene definito il rapporto che abbiamo con Dio. Viene definito che tipo di rapporto noi abbiamo con il Signore. Una cosa è pregare Dio innalzando noi stessi, una cosa è pregare Dio discriminando gli altri, una cosa è pregare Dio, insomma, mettendo tutte le cose spirituali al secondo posto e dando visibilità alla nostra natura, alla nostra carnalità. Altra cosa, invece, è pregare Dio con un'umiltà di spirito, un tremore alla parola del Signore, un'apertura di cuore tale da poter far operare Dio nella nostra vita. E allora ecco perché è scritto che chiunque si innalza sarà abbassato, invece chi si abbassa è su quello che Dio poi costruisce, è su quello che Dio edifica, è su quello che Dio poi innalzerà. E gloria al nome del Signore, perché noi abbiamo la possibilità di poter avere comunione con Dio, rapporto con il Signore, una possibilità comunitaria e una possibilità personale. Ora, la domanda che pongo a me stesso, a voi: quante volte preghiamo il Signore? La nostra vita dovrebbe essere una vita di preghiera, la nostra casa deve essere una casa di preghiera, il nostro essere deve essere dedito alla preghiera. E anche quando magari non ci inginocchiamo oppure non chiudiamo gli occhi, ma tutto di noi deve parlare di una preghiera resa al Signore, di una comunione continua con Dio, di una disposizione di cuore con il Signore. Perché appena quella disposizione viene a mancare, il nemico opera, agisce e fa crollare tutte le difese
che il Signore ha costruito nella nostra vita. C'è una preghiera comunitaria che Dio ha stabilito, sì, perché il Signore lo ha stabilito come benedizione del suo popolo. Quanti vi rinunciano per pigrizia, quanti vi rinunciano per superficialità, quanti vi rinunciano perché insomma già si va una volta e già è tanto, quanti rinunciano a queste riunioni di comunione con il Signore, di comunione fraterna, quanti rinunciano alla preghiera personale perché si va di fretta, perché si ha sonno, perché si è distratti, perché non c'è tempo. Quanti rinunciano alla preghiera e alla comunione personale con il Signore? Eppure in qualsiasi modo tu preghi, ma in realtà ci sono solo due modi di pregare: uno con una giusta disposizione e una con una disposizione che non è giusta davanti al Signore. Allora, Signore, preservaci, perché questa parabola è indirizzata proprio a coloro che non hanno una giusta predisposizione dinanzi alla presenza di Dio per poter avere una comunione diretta con il Signore. Non sanno pregare il Signore così come si conviene, come quel fariseo. E notate il modo di pregare di questo fariseo. Chi era il fariseo? I farisei erano il movimento più devoto dei giudei, rispettavano la legge mosaica rigidamente, erano molto orgogliosi, e avevano uno spirito spesso di attrito, no? Di contrasto verso la legge proclamata dal Signore, verso la libertà proclamata da Dio e la completezza proclamata dal Signore. Avevano un atteggiamento molto sulle loro sapevano, loro insomma dicevano, era loro insomma erano gli esempi da seguire. Eppure loro conoscevano, sì, e l'abbiamo detto prima, non importa no quanta Bibbia sai, ma importa quanta Bibbia sei. Effettivamente è la verità, fratelli, perché possiamo conoscere e possiamo in qualche modo avere tutta la sapienza del mondo circa la parola di Dio, le scritture, e poi non vivere, non essere, non avere quel movimento dello spirito nel nostro cuore, nella nostra vita. E allora quali sono gli errori del fariseo? Gli errori che io e te non dovremmo commettere, ma gli errori che questo fariseo ha commesso. E in questa comunione questo fariseo commette un errore particolare che spesso molti commettono: si concentra su se stesso e non si concentra su Dio. Si va a concentrare su se stesso. Io dirà, io ho fatto, io ho detto, io dirà, è scritto nella parola del Signore, io digiuno due volte, io pago la decima su tutto quello che possiedo. Io si concentra su se stesso e non si concentra su Dio. Vedete, tante volte, fratelli e sorelle, noi possiamo giungere a questo errore. Quando il problema si fa troppo grande, noi guardiamo il problema e non ci concentriamo più sul Signore. Quando le distrazioni si fanno troppe, noi ci concentriamo sulle distrazioni e non ci concentriamo più su Dio. Quando insomma cominciamo a vedere le circostanze intorno a noi che deviano, noi ci concentriamo su quelle e non ci concentriamo su Dio. Quando vediamo un problema nei nostri figli, con i nostri figli, nei nostri genitori e così via, ci concentriamo su loro e non ci concentriamo su Dio. O peggio ancora, così come questo fariseo fece, si concentra su se stesso, sulla propria vita, a volte anche su quello che ha e quello che fa, e non si concentra su Dio. E allora ecco che molto spesso ci concentriamo su altro. E proprio nel carcere, in questo pomeriggio, c'era proprio quella signora che questa sorella, va bene, che si era, prima aveva accettato Gesù, poi si era allontanato, adesso sta vivendo i suoi momenti,
e diceva in qualche modo, diceva sempre questo: io ho sentito questo per un'ora, io ho questo problema, tu non puoi capire, io ho questo, sì, ma Dio ti sta parlando mo, Dio è qui adesso, cogli l'occasione. Se tu metti davanti ogni cosa e non concentri la tua attenzione su Dio, tutto quello che Dio ti sta dando lo stai rifiutando, e c'è una posizione di muro davanti alla presenza del Signore. Allora ecco che tante volte ci concentriamo su altro rispetto a Dio, invece il Signore desidera che noi concentriamo la nostra attenzione su di Lui. Badate Giobbe quando si concentrava sulla propria sofferenza: io soffro, io sto vivendo angosciato. E poi ad un certo punto la sua attenzione cambia quando il Signore gli appare, quando Eliu gli parla, il Signore gli parla e gli appare, e parlando in quel vortice, parlando a Giobbe, Giobbe capisce: Signore, io adesso so, la mia visione adesso è diversa, io adesso sto guardando te, sto guardando chi devo guardare veramente. Avevo cambiato direzione di sguardo. Vedete come tante volte lo spirito del fariseo prende la nostra vita. Tante volte, mi piace più dirlo così, l'atteggiamento del fariseo prende la nostra vita. Va bene? Allora ecco che dovremmo, fratelli cari nella grazia, stare attenti a concentrarci più su Dio che su altro. E altre volte ci concentriamo su noi stessi. Signore, ma come? Io vengo sempre in tua presenza. Notate questo tipo di preghiere. Signore, ma come? Io faccio questo, faccio quell'altro, io sto praticando, sto facendo dei sacrifici, ma tu ancora non mi dai. Questo è un altro tipo di preghiera. Concentri la tua attenzione su te stesso, non su Dio, o non sulla promessa, o non sulla salvezza, o non sul battesimo nello Spirito Santo, non lo so, o non sul piano del Signore. Stai concentrando la tua attenzione su te. Non è quello il modo, non è quello il modo, perché cadrai ben presto in una celebrazione di te stessa, di te stesso, fino a quando poi giudicherai gli altri, e fino a quando poi ti dipartirai, allontanerai dal Signore. Ecco un atteggiamento farisaico: quando ci si concentra su se stessi e non su Dio. Allora noi abbiamo ascoltato anche nelle testimonianze Dio che ha i suoi tempi, è Dio che ha i suoi modi, è Dio che conosce i nostri pensieri, i meandri del nostro cuore, è Dio che ha il controllo su ogni cosa. E io e te, sapete che dobbiamo fare? Lasciamo fare al Signore. Non c'è niente di più bello. Signore, fai tu. Io per quanto posso fare faccio il minimo. Fai tu. Quando vuoi, come vuoi, intanto io faccio il mio. Il poco, ma il mio. Fai tu. Gloria al nome del Signore. Ecco la preghiera di questo fariseo, una preghiera egocentrica, non una preghiera Dio-centrica, no? Teocentrica, il Signore posto al centro, la sua volontà, le sue intenzioni, il suo cuore, i suoi desideri, non i nostri desideri. E quello che il fariseo diceva, sapete, non è che stava dicendo delle bugie, non è che stava dicendo qualcosa che non era vero, ma lo spirito che animava, lo spirito che stava animando le sue parole, il suo atteggiamento, era sbagliato verso il Signore. Signore, aiutaci a capire veramente. E aveva mancato l'obiettivo. Notate Paolo quando mette al centro di quello che aveva il Signore, considerandosi piccolo e considerando quello che aveva ottenuto per grazia di Dio. Io sono il minimo degli apostoli, non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma
per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutto loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Notate l'atteggiamento, la riverenza, la disposizione di cuore, come l'apostolo non si vantava in se stesso, ma glorificava Dio in ogni cosa. Mettevo Dio al centro del suo operato, delle sue parole, dei suoi pensieri e del suo movimento, della sua opera. Signore, aiutaci. E questo è il primo atteggiamento sbagliato. Un altro atteggiamento sbagliato che questo farisea aveva, sapete qual era? Io non sono come quello. No, io non sono come quello, e si punta il dito, io non sono come quello. E ancora notate versetto 11, pregava così dentro di sé. Quando dice dentro di sé, significa che era un atteggiamento di cuore, era una disposizione di cuore che aveva. Quando dice dentro di sé pregava così, non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, neppure come quel pubblicano. Io non sono come gli altri. Signore, perché a lui sì, a me no? Io non sono come quello. Anzi, lui sbaglia più di me, io sbaglio meno di lui. Signore, aiutaci quando facciamo discorsi meritevoli dinanzi alla presenza di Dio. Dobbiamo fare discorsi per grazia, non discorsi per meriti. Perché qua, fratelli e sorelle, me sottoscritto e voi, nessuno merita niente. È per grazia di Dio che noi abbiamo, non per altro, ma solo per grazia del Signore. E dobbiamo dire, Signore, grazie per tutto quello che ci dai di fare e di ricevere dall'alto. Sempre questo, fratelli cari, si paragona agli altri, io non sono come gli altri. E i farisei facevano così, mantenevano le distanze, a volte anche per paura di contaminarsi. Il fariseo che giudica le mancanze degli altri, e lui è così, eppure la butto lì, lavora nell'ospedale, il Signore l'ha messo a servire nell'ospedale. Ma perché? Lui è così, Signore, perché l'ha messo a servire nei carceri, oppure il Signore l'ha messo nella scuola? Non lo so, fate voi. Però questi tante volte sono discorsi che noi non dovremmo neppure fare, fratello. Semplicemente Dio per grazia ci dà di poter lavorare e noi dobbiamo lavorare per Lui. Perché paragonarci agli altri nella ricezione delle promesse, nell'adempimento del servizio? Perché paragonarsi agli altri? Perché gli altri sono il nostro punto di riferimento? Ma il nostro punto di riferimento non è forse Dio, il Signore? Perché io devo guardare gli altri e non devo guardare me stesso? Ecco, nel guardare gli altri, quel fariseo si era scordato di guardare se stesso. Si era dimenticato di mettere in luce le proprie pecche, la polvere che aveva nella propria anima. Si era così concentrato a guardare gli altri che si era dimenticato. Si era dimenticato. Ecco che a volte, notate, questo si fa tante volte anche per affermarsi. Il fariseo per affermarsi ha bisogno quasi, no, di coloro che risultano essere peggio di lui, e in questo modo si sente giusto. E a volte è una concezione umana. Io cerco di denigrare l'altro e cerco in qualche modo di affermarmi al di sopra di coloro che ritengo, perché poi non è detto, stiano peggio di me, che ritengo stiano peggio di me, in modo che io mi sento giusto. Signore, abbi pietà. Questo è un atteggiamento che a Dio non piace, fratelli cari nella grazia. Noi abbiamo una necessità, e questo io lo ripeto in maniera particolare spesso ai ragazzi, soprattutto nell'età adolescenziale, dove c'è una modalità quasi di conformarsi agli altri, conformarsi al mondo, cercare in qualche modo di vedere anche gli altri. Ma questo è in tutto, notate, la salvezza, il fratello come la realizza? Così,
o voglio realizzarla anche io così. Il battesimo nello Spirito Santo l'ha realizzato in questo pure io. Ok? C'è un atteggiamento di emulazione e c'è un atteggiamento di prevalsa. No, lui è meno di me o lui è più di me. E lo dico spesso anche a loro. Noi dobbiamo avere la nostra identità spirituale. Fratelli, è necessario. Quando si vede l'Apostolo Paolo, non lo confondevano con gli altri. Era l'Apostolo Paolo. Aveva la sua identità, che era diversa da quella di Pietro, che era diversa da quella dell'altro discepolo. Ognuno aveva la sua identità e ogni identità era intrisa dallo Spirito Santo. Ogni identità. Noi non dobbiamo conformarci o giudicare o criticare, noi dobbiamo essere noi stessi con Dio, perché essere noi stessi non è sempre buono, va bene? Noi dobbiamo essere noi stessi con Dio, allora piacciamo al Signore. Io voglio essere me stesso con Dio, questa è identità spirituale. Allora io acquisto un'identità spirituale tale da poter essere apprezzato anche dal Signore. Notate l'atteggiamento di Pietro dinanzi a quel discepolo che Gesù amava. È scritto nella parola del Signore: Pietro, voltatosi, vide venirgli dietro il discepolo che Gesù amava, quello stesso che durante la cena stava inclinato sul seno di Gesù, e aveva detto: Signore, chi è che ti tradisce? Pietro dunque, vedutolo, disse a Gesù: Gesù, di lui che ne sarà? E notate le parole di Gesù, che ha tanta pazienza con ognuno di noi: se voglio che rimanga finché io vengo, che ti importa? Tu seguimi. Pensa a te, alla tua identità, al tuo rapporto con me. Questo era il problema del fariseo: si era concentrato sugli altri e non su se stesso, e aveva verso se stesso facendo in questo modo. Perché notate che è scritto che questo tornò a casa giustificato piuttosto che quell'altro. Aveva perso se stesso nel guardare gli altri piuttosto che guardare a se stesso. Paragoniamoci, fratelli e sorelle, a nessuno, ma abbiamo la nostra identità spirituale e in Dio noi proseguiamo insieme a Lui nel percorso che Dio ci ha affidato. Questo è il giusto atteggiamento, altrimenti è un atteggiamento da fariseo. E l'ultimo atteggiamento è quello di vantarsi di ciò che si fa. Ci sono modi e modi anche di esprimere quello che noi facciamo, e si percepisce quando lo facciamo per apparire e quando lo facciamo per dare gloria al Signore. Allora ecco che questo fariseo dentro di sé sapeva la verità: io faccio, io, va bene, io, quell'innalzare, io ho fatto, io verso la decima, io, quel fare, che significa quasi ostentare, che significa rappresentare, in qualche modo voglio far vedere che io faccio. C'è una grande differenza. Questo è l'atteggiamento di un fariseo. E noi abbiamo detto mercoledì che dal frutto si osservano poi gli alberi, e a volte c'è bisogno di tanto tempo. Talvolta a pubblicare anche qualcosa relativamente al carcere, ecco, le esperienze carcerarie. C'è sempre un motivo. Giovanna lo sa, insomma, tanti che mi conoscono già da quando il Signore mi ha salvato e mi ha messo a servizio lo sa. Quando io ho un sentimento che non va buono verso il Signore, non le faccio le cose, ma non le faccio per paura, credetemi, lo dico, era, non sto scherzando, non le faccio per paura verso il Signore, per timore di Dio, per il rispetto, non lo faccio. Ma se io so che quell'intenzione è pura, io lo faccio. Ok, fratelli? Dopo tanti anni, non so quanti, vedete,
oggi quante ne abbiamo vista? Un'ora e mezza abbiamo speso in quel campo. Ma dopo diversi anni, non so quanti, forse non lo so, non ho ben saputo, ma una di quelle detenute che abbiamo visto appena mi ha visto: "Pace, tu sei turco?" Così sono io. Dice: "Sì, io ho visto tante volte che hai pubblicato su Facebook le cose del Signore, delle carceri e quant'altro, e ho mandato i tuoi saluti tramite un mio parente nel carcere di Santa Maria e della Verità, ma non sapevo tutte le retroscene." Ed è stata una gioia poter vedere che quel sentimento ha reso un frutto che non è un frutto malvagio, ma un frutto che poi ha onorato il Signore. E anche magari attraverso quello, perché spesso utilizziamo social per cose assurde, quando invece le dovremmo utilizzare per avanzamento dell'opera del Signore, e anche nella semplicità di cuore, Dio, dopo tanti anni, è come se mi avesse parlato, no, a riguardo. Quando il sentimento è giusto, va bene. Se mi onora e mi glorifica, va bene, gloria al nome del Signore. E quello glorifica il Signore. Quando noi facciamo una cosa per glorificare noi stessi, fratelli, sbagliamo verso il Signore. Quando noi facciamo una cosa per glorificare Dio, gloria al Signore. Nell'ordine, nei tempi e nei modi dettati da Dio, gloria sia resa al Signore. Si doveva digiunare? Sì, si doveva versare la decima anche, il popolo era chiamato, ma forse tanti altri lo facevano, ma lui lo metteva in evidenza per innalzare se stesso, quello che lui faceva. E ci sono tanti cristiani che sono cristiani di facciata, i quali vanno in qualche modo, si rendono davanti, fanno vedere che fanno, rendono, in modo tale che la loro gloria tende ad accentuarsi. Magari, sapete, non so se notate, parlano anche di Gesù. State attenti, molti diranno, ma io dirò, dice il Signore, non vi ho mai conosciuti. Molti diranno, Signore, nel nome tuo, ma io dirò, non vi ho mai conosciuti. E a volte si parla anche del Signore, ma con una minuziosità tale che sempre tu devi essere onorato, sempre tu devi essere innalzato, con una capillarità tale che sì, ci hai messo un uomo, ci hai messo insomma anche l'apparenza, ma alla fine c'è una facciata, c'è una facciata. Sempre tu sei la scultura di rilievo che deve essere onorata e glorificata. Fratelli, per quanto noi possiamo agire in un certo modo e coprire noi, ma davanti a Dio non copriamo nulla. Nulla gli è nascosto, anche le cose che sono nelle tenebre gli sono rivelate. Badiamo al nostro cuore. Quando è scritto dentro di sé, significa la disposizione del cuore. Badiamo al nostro cuore, perché quello veramente può farci cadere nelle vie del Signore. A volte ci facciamo mille complessi per poter dire in qualche modo, vabbè, io lo faccio, poi invece il cuore dice un'altra cosa. Non è vero. Allora, se il nostro cuore ci condanna, preghiamo il Signore, preghiamo il Signore. Sono degli atteggiamenti da evitare: concentrarsi su se stesso piuttosto che su Dio, concentrarsi sugli altri piuttosto che su Dio, e vantarsi di quello che si fa per Dio piuttosto che glorificare il Signore. Chiniamo i nostri capi, preghiamo il Signore, fratelli, e disponiamoci in preghiera.